Signori, oggi è giovedì, ieri si sono giocate delle partite di Serie A, hanno giocato l'Inter, la Juve, l'Atalanta, ci sono stati risultati precisi e che secondo me stanno cominciando a dare delle segnalazioni in vista del campionato. Via con la sigla e parliamone un po'. Allora, signori, innanzitutto buon giovedì a tutti voi, oggi giornata diciamo abbastanza tranquilla in casa Napoli, ci stiamo un po' godendo tra virgolette le altre partite di Serie A. Ieri hanno giocato l'Inter, la Juve e l'Atalanta, ci sono stati dei risultati, quindi voglio un po' commentarle, ecco, queste tre partite insieme a voi. Cominciamo subito e partiamo con Empoli-Inter. L'Inter, ragazzi, batte 3-0 l'Empoli, c'è cioè quindi la seconda sconfitta casalinga consecutiva per l'Empoli e una vittoria abbastanza rotonda per l'Inter. Partita in generale che è stata gestita e controllata in maniera molto, posso dire, semplice dall'Inter. L'Empoli, come sempre, lascia il pallino del gioco all'avversario, chiude gli spazi dietro per poi ripartire in contropiede. L'Empoli diciamo che nella prima mezz'ora è riuscito a gestire bene ed assorbire gli attacchi dell'Inter, poi però al 31esimo arriva l'episodio che inevitabilmente compromette la gara, ovvero l'espulsione di Goglicizze che arriva da una chiamata al VAR, perché inizialmente l'arbitro aveva dato per il fallo di Goglicizze su Thuram un giallo, poi giustamente è stato chiamato al VAR ed è stato dato il rosso. Inevitabile, quel rosso va a cambiare la gara. Nonostante ciò, però, l'Empoli fino diciamo, al 50esimo riesce comunque a tenere botta, però poi arriva il gol di Frattesi. Il primo gol, diciamo, ha aiutato anche da una deviazione di Viti, perché prende una traiettoria abbastanza imprendibile. Poi, 67esimo, doppietta di Frattesi, ovviamente poi lì la partita è finita e ciliegina sulla torta il 3-0 di Lautaro Martinez. Ragazzi, l'Inter, come ho detto prima, prestazione assolutamente positiva perché per tutti i 90 minuti ha gestito e ha controllato la gara e diciamoci la verità, Sommer non ha dovuto fare niente, letteralmente niente. L'Empoli ha attaccato veramente poco, dopo l'espulsione ancora peggio. Quindi l'Inter risponde al Napoli con tre gol importanti a Empoli, una vittoria comunque rotonda. Se volessimo fare un velocissimo paragone tra Empoli-Napoli e Empoli-Inter, ci sarebbe un abisso a livello prestazionale, perché l'Inter dal primo fino al novantesimo attacca, preme, legittima questa vittoria. L'Empoli diciamo che sta cominciando a fare la discesa, perché io adesso leggo le ultime 5 partite, 3 pareggi e 2 sconfitte. E sono già 2 sconfitte consecutive in casa. Sì, hai affrontato Napoli e Inter, però intanto stai cominciando a calare e a tornare su livelli che ci si aspetterebbe dall'Empoli, ok? Con questa vittoria quindi l'Inter va a 21 punti ed è attualmente a 4 punti di distanza dal Napoli. Secondo me, ragazzi, a oggi, quindi tenendo conto di queste 10 partite giocate, forse l'unica squadra che può tenere botta al Napoli è l'Inter. Una squadra comunque che rispetto all'anno scorso è peggiorata, perché l'Inter dal punto di vista difensivo ha preso già 13 gol in 10 partite, ha subito 8 gol in più rispetto al Napoli e sono tanti. Teniamo presente che tra 2 settimane c'è Inter-Napoli, quindi quella potrebbe essere un esame importante per il Napoli, un banco di prova decisamente difficile, però ribadisco, a oggi forse l'unica squadra l'anti-Napoli, ecco, l'anti-Napoli a oggi sembrerebbe essere l'Inter. Si prosegue poi con Atalanta-Monza. Ragazzi, il Monza ancora una volta ha fatto una partita contro una big dove per larghi tratti ha bloccato l'avversario. L'Atalanta praticamente la vince nel finale perché il primo gol arriva al 70esimo. Anche qui, partita dove l'Atalanta prende il controllo del campo sin dal primo momento, attacca, 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 ma la porta di Turati non viene praticamente quasi mai messa in pericolo,
Infatti, mi pare che il telecronista disse a fine primo tempo che Turati aveva subito zero tiri. Il Monza si conferma comunque una squadra che contro le big fa bene. Gasperini poi la decide coi cambi. La partita di ieri dimostra quanto è importante avere dalla panchina dei giocatori che te la possono svoltare. E ragazzi, il giocatore che ha svoltato la partita ieri lo vedete qui. Samardzic fa gol su assist di Retegui e poi fa anche l'assist per il gol di Zappacosta, un bel gol a giro col destro. Quindi l'Atalanta comunque riesce a sbloccarla nel finale, il Monza riesce comunque per 70 minuti a tenere botta e nel secondo tempo ha provato anche qualche contropiede, però tutto sommato Carnesecchi ha vissuto una serata abbastanza tranquilla e quindi l'Atalanta con questa vittoria va praticamente a 19. Attualmente è terza, però bisogna aspettare cosa faranno Fiorentina e Lazio stasera. Però attualmente è lì al terzo posto. L'Atalanta poi sta cominciando a registrare una buona fase difensiva perché nelle ultime 5 partite ha preso 3 gol. Poi ieri è entrato anche Zaniolo, che è entrato abbastanza bene. Retegui non fa gol ma fa l'assist. E adesso sappiamo bene che ci sarà domenica la partita, appunto Napoli-Atalanta. Quindi vediamo. Ecco, le prossime due partite, ragazzi, inevitabilmente sono partite, sono dei banchi di prova per il Napoli. Sono delle partite toste contro due squadre che al momento, ripeto, sono le uniche due che stanno provando a tenere il passo del Napoli. E signori, chiudiamo con Juventus Parma. Allora, vi dico la verità, ragazzi, io dopo stasera sto cominciando a considerar meno la Juve come pericolosa candidata allo scudetto. La Juve dimostra con la partita di ieri sera di aver perso, secondo me, delle certezze difensive. Dopo il 4-4 con l'Inter, prende altri due gol dal Parma che ha fatto una partita secondo me importante, però i due gol presi sono sintomo appunto del fatto che tu in difesa hai perso le certezze. Non giocava Kalulu, ha giocato Danilo che è partito male, però poi si è un po' ripreso. La Juve ha rischiato anche di perdere perché nel secondo tempo c'è stato un 1 contro 1, se non sbaglio, Charpentier contro Di Gregorio che è stato vinto dal portiere della Juve. Se da una parte la Juve ha perso certezze in difesa, dall'altra parte però dico che comunque una squadra che non si arrende mai, perché tu comunque ieri sera hai rimontato per due, oddio, rimontato no, però hai riacciuffato per due volte il pareggio, perché la Juve al terzo minuto subisce il gol di Del Prato, che spoiler avevo anche in panchina a Fantacalcio. Va poi a pareggiare col gol di McKennie e per la seconda volta si fa subire gol, quindi per due volte è riuscita a riacciuffare il pareggio, così come aveva fatto la settimana, diciamo qualche giornata prima contro l'Inter. Lì addirittura perdeva 4-2, quindi la Juve è una squadra che comunque davanti fa gol e riesce anche a rimontare dei risultati. Dietro però io sto vedendo un peggioramento, perché comunque fino a 2 giornate fa avevi preso un gol in 8 partite, negli ultimi due ne hai presi 6. E noi sappiamo benissimo che in Serie A la squadra, diciamo, la vincitrice del campionato storicamente c'ha la difesa migliore. Attualmente la Juventus con i 6 gol presi nelle ultime due partite è praticamente la seconda. Sì, era la seconda difesa ed è stata superata dal Napoli. Quindi io da questo infrasettimanale registro un peggioramento in difesa della Juve. E perché ho detto che la considero meno candidata allo scudetto? Perché queste partite devi vincerle. Il famoso calendario facile, quando arriva, bisogna saperlo sfruttare. Juventus-Parma 2-2 non si può vedere se consideriamo la Juventus come candidata allo scudetto. Quindi, ragazzi, io dopo queste diciamo 3 partite del turno infrasettimanale, perché con tutto il bene, Fiorentina-Lazio non le considero squadre che lotteranno per lo scudetto, però le vedo squadre che lottano per il quarto posto. La Roma attualmente la vedo proprio male. Per me a oggi sono, diciamo, l'Atalanta ha guadagnato uno scalino in più a discapito della Juve nella mia classifica, diciamo, personale. L'Inter sta lì perché comunque sì, sono 4 punti, però ragazzi, 4 punti con ancora 28 giornate da giocare sono niente. Però ripeto, dopo queste prime 10 partite, secondo me
L'anti-Napoli attuale è l'Inter. L'altra anti-Napoli, perché per me sono due, è il Napoli stesso, perché noi comunque dobbiamo sempre ricordarci una cosa: noi in questo momento stiamo facendo un filotto di vittorie impressionante, che nessuno si aspettava, però secondo me c'è ancora una cosa che io vorrei vedere dal Napoli, ovvero come reagisce alle sconfitte, perché ragazzi, no, non è per tirarla, non voglio portare seccia. Ma statisticamente parlando, prima o poi un passo falso ci sarà. Ed è lì che mi interessa vedere la reazione. Perché se il Napoli perde una partita, ma poi riparte subito, dimostra di non aver perso delle le certezze che si era costruita fino a quella sconfitta, allora parliamo di un discorso molto importante. Se dopo il passo falso, magari arriva un pareggio, magari cominci a prendere dei gol stupidi, magari non riesci più ad attaccare, non riesci più a fare gol, allora lì parliamo di un'altra cosa. Quindi finora benissimo, niente da dire, c'è da migliorare qualcosa sul gioco, lo sapete, però aspettiamo di vedere come si reagisce alle sconfitte, perché ci saranno, ragazzi. Non cadiamo nell'errore e nella presunzione di fare finora, di fare da questo momento in poi 20-25 risultati consecutivi, perché è statisticamente impossibile. Speriamo che ovviamente la sconfitta arrivi il più tardi possibile e vediamo come si reagisce a quella sconfitta, perché o reagisci bene e riprendi subito a macinare punti, o reagisci male come per esempio sta facendo la Juventus, perché la Juventus, ridendo e scherzando, dopo la sconfitta con lo Stoccarda, due pareggi con 6 gol presi. Quindi è questo quello che io intendo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto parlando un attimo così del Napoli, perché notizia fresca fresca, Lobotka dovrebbe aver recuperato dall'infortunio, dovrebbe andare in panchina domenica contro l'Atalanta, però ovviamente non si vuole rischiare niente e molto probabilmente giocherà ancora Gilmour. Sono d'accordissimo con questa scelta, non ha senso forzare e rischiare quando hai una partita a settimana, tanto Gilmour comunque, come ho detto anche ieri, non sta facendo rimpiangere Lobotka e sta comunque crescendo di prestazione. Quindi diamo a Gilmour un'altra partita e poi con calma Lobotka probabilmente a questo punto tornerà contro l'Inter domenica prossima. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Domani Conte parla in conferenza pre-Napoli-Atalanta, quindi ci vediamo domani col video sulla conferenza. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi è l'Inter attualmente l'anti-Napoli o pensate che possa esserci qualche altra squadra che alla lunga può uscire fuori. Vi aspetto nei commenti per la vostra. E il like ve l'ho chiesto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis. E poi attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani. Buon giovedì, buon proseguimento di giovedì a tutti voi e sempre e comunque Forza Napoli!